42 icone sacre e 6 tavole esplicative che stupiscono il visitatore e lo fanno ancor di più se si apprende che realizzarle sono stati 3 detenuti della casa di reclusione di Fossombrone. Si chiama Sguardi verso il cielo. La mostra è inaugurata sabato scorso e allestita nell'atrio della Fondazione Monte di Pietà. La presentazione è avvenuta nella sala consiliare del comune tra applausi e forti emozioni. Questa giornata nasce per volontà da parte dell'ufficio del garante, da parte mia, perché nel corso di una visita al carcere di Fossombrone mi avevano fatto vedere queste icone fatte nel laboratorio da alcuni detenuti, da uno in particolare, e mi è sorta quindi spontanea la voglia di mostrare esternamente il lavoro che questi detenuti fanno, perché è anche giusto che la città di Fossombrone, ma anche tutta la regione, venga posta a conoscenza di quello che svolgono all'interno del carcere di Fossombrone alcuni detenuti. Riusciamo a vedere non solo il lavoro dei detenuti, ma anche il lavoro degli educatori e delle forze di polizia penitenziaria che stanno dietro a loro. Il carcere di Fossombrone, ha proseguito Giulianelli, può essere preso come modello per la sua organizzazione e le attività che vengono svolte, un istituto in cui sono presenti anche diversi ergastolani e detenuti che devono scontare pene superiori ai 20 anni. Però con questi soggetti si lavora molto meglio, perché nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario si riesce a, come dire, a dare contezza e a prendere forza quel principio della rieducazione, molto meglio con loro che con i detenuti comuni. Sembra un paradosso, ma invece non lo è. La mostra rimarrà aperta fino al 21 maggio, dal martedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30, mentre il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 19.30. È un percorso molto molto bello, forse uno dei più significativi di quelli che si svolgono all'interno della struttura e che opera all'interno dell'istituto da diversi anni. Le icone che insomma si avrà modo poi di ammirare al termine di questo incontro rappresentano una vera e propria eccellenza, sono veramente delle vere e proprie opere d'arte, per cui ci era parso molto molto bello poter aprire all'esterno e poter dare la possibilità anche alla città di ammirarle.